Ma ci dobbiamo ribellare. Questo spettacolo si chiama La Conferenza de Oiseau, perché viene preso da un testo trascritto in francese, e si rifà a un'antica leggenda persiana, che è un rito di iniziazione sufi. Lo spettacolo è stato messo in scena da un grande artista che è Peter Brook, che lo mise in scena nel 1979 con la sua compagnia, e noi abbiamo avuto la fortuna di chiamare nella nostra scuola, che è il laboratorio di recitazione Lucia Sardo, Tapa Sudana, che è un attore balinese che ora vive a Parigi, che ci ha fatto un corso in 5 giorni, lavorato con noi per dare dei suggerimenti e rafforzare questo spettacolo. Il laboratorio noi lo teniamo a Catania, sono già ormai diversi anni che tiriamo su dei ragazzi, li avviciniamo allo spettacolo, al teatro. È un laboratorio e non una scuola, quindi il modo di lavorare è un po' diverso, non è fai questo, ma è scoprire insieme attraverso delle tecniche della propria creatività. Quindi ogni partecipante esprime se stesso e noi gli diamo il canale per uscire e ampliare la sua possibilità espressiva. I ragazzi che hanno partecipato sono al secondo anno, quindi con quest'anno finiscono e escono della scuola, mentre tutti gli origami, tutti gli oggetti che hanno visto sono stati tutti creati con la tecnica dell'origami. Noi siamo molto contenti di aver partecipato a questo festival che raduna scuole di teatro e scuole, che come i ragazzi sono sempre un po' un buon metro dello spettacolo. E noi siamo contenti perché abbiamo avuto silenzio, risate al momento giusto, gli applausi al momento giusto. Quindi significa che lo spettacolo funziona, perché se l'hanno retto 500 ragazzi che per farli stare fermi sappiamo tutti quali sono i problemi, significa che lo spettacolo funziona. E sono contento perché noi questo spettacolo doveva essere pronto a fine maggio. Si hanno invitato al festival, abbiamo visto di cosa si trattava, abbiamo pensato che era importante partecipare, allora come dire abbiamo accelerato per dare almeno una prima rappresentazione. Grazie a tutti e alla prossima edizione.